Buongiorno cari amici e fratelli. Il testo di riflessione di questa mattina lo leggiamo in Romani 2, 9 e 10. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, il giudeo prima e poi al greco. Quando pensiamo a sapere che si apre davanti all'uomo, pensiamo ad un campo infinito di conoscenze da acquisire con impegno e fatica nel tempo. Tuttavia, scopriamo che c'è pure un sapere semplice ed immediato che sintetizza e raccoglie infinità di saperi dettagliati. Chi semina il male raccoglierà tribolazione ed angoscia. Chi semina il bene raccoglierà gloria, onore e pace. Questo sapere è di facile comprensione ed alla portata di tutte le intelligenze. Basterebbe che l'uomo capisse la semplice morale del bene e la mettesse in pratica per risolvere ogni problema della società e del singolo. Una passione associata ad una azione di bene è amore. La stessa passione associata ad un'azione di male è egoismo. Purtroppo, per carenza di conoscenza della morale o per la follia di voler perseverare nel male di propria creazione, l'angoscia e la tribolazione dilagano nelle singole persone e nella società. Questa semplice conoscenza di verità ha accompagnato Giuseppe venduto dai fratelli nel superare momenti di sofferenza difficili per giungere alla gloria, onore e pace elargiti dal suo Dio. Dio è creatore e giusta guida degli eventi del mondo. Per grazia divina posso testimoniare di aver attraversato problemi difficili e tempi di sofferenza non risolvibili con mezzi umani, che si sono conclusi con la liberazione e la guarigione che Dio mi ha donato. La Bibbia attesta che noi uomini nasciamo nel peccato e che tutti gli uomini peccano e sono esposti alle sofferenze causate dal male, ma è scritto pure che Dio attua un piano di salvezza che pone a disposizione di tutti i peccatori. Penso che molti abbiano fatto esperienza di guarigione con Dio, basata sulla conoscenza contenuta nel testo di Romani 2, 9 e 10. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco.